di storia, sono appassionato di storia locale, di la storia dei legami tra Italia e Argentina, tra Italia e Sud America, tra Liguria e Sud America, ma sempre interessato, perché una storia è, insomma, che parte forse dal personaggio più illustre che è Manuel Belgrano, con la storia della bandiera argentina. Da lì si dipana attraverso tante storie di uomini e di famiglie e di popoli. Perché è vero, sono circondato da tanti belgraniani e garibaldini anche. Essendo avvocato, io ho per Belgrano una speciale legame, perché capendo la situazione che si viveva in Argentina nel 1810, lui ha fatto qualcosa, ha dato la vita. Sono molto contento di vedere questa sala così piena di ospiti per sentire raccontare, oltre che celebrare naturalmente un premio di una famiglia, una storia ricchissima di aneddoti, che peraltro poi saranno svelati con le relazioni, aneddoti che raccontano un legame profondo tra queste terre che si affacciano sul mare, importante, che trova anche nel mare un legame profondo, importante. Emilio Varaldo, ideatore di questo premio GB Cuneo. Oggi abbiamo premiato la famiglia Rocca nella persona del dottor Andrea Rocca, che è il presidente amministratore delegato della Tenova Metals, del gruppo che è un colosso della metallurgia mondiale, dei Rocca, che tra Italia, Sud America. È stata presente anche la signora Garibaldi, che ha una sorta di gemellaggio ideale. Sì, è stata la professoressa Annita Garibaldi Jaé, che è la bisnipote dell'eroe dei due mondi. La sua presenza è stata molto importante, perché sostanzialmente ha trattato il tema forte dell'amicizia tra due giovani, basato su un ideale forte e durata tutta una vita, che è un tema forte che dovrebbe piacere ai giovani. Purtroppo è stato un evento fatto di pomeriggio, per cui non sono mancate le scolaresche. Però il provveditore agli studi, la professoressa Rambaldi, mi ha detto che poteva essere interessata a mandare il video nelle scuole il prossimo anno. E poi è servita anche perché, come ho detto nell'intervento, tu se tiene, nel senso che siccome la storia del Risorgimento dice che l'incontro tra Cuneo e Garibaldi è avvenuto sul Mar Nero, in un porto, Taganrog, dove entrambi andavano con le proprie navi come capitani marittimi a caricare il grano duro per portarlo poi ai pastifici imperiesi della Liguria, ma anche fino al Nord America. È avvenuto a Taganrog, dove la famiglia Rocca storicamente aveva fin dal primi dell'Ottocento una filiale, oggi diremo una filiale commerciale, svolgeva un'attività di spedizionieri, e quindi è possibile sostenere, senza arrossire, che se non addirittura viaggiassero su velieri della famiglia Rocca, senz'altro si appoggiassero poi commercialmente a questa famiglia. Tant'è poi che i legami tra i Rocca e Garibaldi si sono poi manifestati più avanti, una trentina di anni dopo, perché la famiglia Rocca, come ha spiegato l'ingegnere Bonfiglietti nel suo intervento, ha finanziato in modo cospicuo la spedizione dei Mille nel 1861. Quindi diciamo che è un incontro tra due personaggi, due patrioti giovani, che però ha saldato forse anche un,
un sodalizio con la famiglia Rocca. E tra queste famiglie c'è il personaggio a cui il premio è intitolato, esatto. Che è una rivalutazione anche per Imperia, perché non tutti sanno chi è G.B. Cuneo. Esatto, sì, Giovan Battista Cuneo è stato un patriota mazziniano che è dovuto fuggire come Garibaldi in Sud America dopo i moti del 1833-34 e là ha svolto la sua attività. Lui era un giornalista, di giornalista, là lo chiamavano appunto periodista in Argentina, in spagnola periodista, e di politico, e il ruolo svolto da Cuneo nei salotti, nei circoli letterari è servito per infondere in quelli che poi sono stati i fondatori dello Stato Democratico Argentino tutti quegli ideali repubblicani che lui aveva diffuso, quindi non solo nella popolazione italiana in America Latina, ma anche con i giovani, la classe politica giovane argentina, che aveva bisogno di nutrirsi di ideali nuovi per creare il nuovo Stato. Quindi noi possiamo dire che la figura di Cuneo, che per il momento forse non è molto conosciuta là, meriterebbe ulteriori approfondimenti. Anita Costanza Garibaldi a Imperia, per un'occasione particolare, questa specie di gemellaggio, si può dire, con questo nostro quasi sconosciuto in molti compaesano G.B. Cuneo, che porta un cognome poco ligure, però lei porta nel sangue, diciamo, un'idea rinascimentale, ma nel risorgimento. Chiaramente mi riferisco a Garibaldi. Anita, lei ha questo sangue nelle vene. Sì, infatti io mi trovo un po' a cavallo tra due mondi attraverso questi due bisnonni, che sono uno dell'America Latina e l'altro ligure, insomma, in sostanza sono il simbolo del rapporto tra i nostri due popoli. Noi siamo discendenti da questo ramo, naturalmente. Come si sente una persona che ha nelle vene questo sangue? Ma qualche volta voglia di esplodere, se vuole, ma su questo per carattere più che altro. Comunque è un grandissimo sangue, è difficile onorarlo, perché da un modo o nell'altro bisogna cercare di essere in qualche modo all'altezza, non dico di rappresentarlo perché sarebbe troppo pretesa, ma insomma comunque di poterne parlare, di poter essere, insomma, rappresentativi. Lei si sente più della parte italiana, diciamo nizzarda nell'allora italiano, oppure quella brasiliana, Anita? Guardi, io veramente mi sentivo più nizzarda, anche perché sono poi cresciuta in Francia, mi sentivo molto europea, insomma. Poi quando sono andata in Brasile mi sono scoperta questo mio corrispondere con l'anima di questi popoli, sia dal Brasile, soprattutto il Brasile del Sud, naturalmente Santa Caterina e la Rio Grande do Sul, anche devo dire l'Uruguay, che mi ha molto commosso, perché c'è la loro casa, ci sono queste cose, e poi l'Uruguay è un popolo salto, è un posto meraviglioso che raccoglie. Quando sono stata poi fuggitivamente in Argentina, proprio a Buenos Aires eccetera, mi sono entusiasmata per la storia di Silvino Olivieri, per tutte queste cose. Dunque mi sento di questa costa atlantica dell'America del Sud, mi ci sento molto. Poi però sono andata anche in Perù, in Equatore, dove ho incontrato, sono stata sempre ospite di grandi famiglie ligure, del tipo di questi Rocca, insomma, imprenditori, arrivati lì come ufficiali di marina e rimasti lì. E veramente anche questo mi ha commosso moltissimo. Dunque la mia radice, Anita, l'ho ritrovata andando proprio sul posto. Sì. E i Rocca, che significato hanno i Rocca per i Garibaldi? Beh, sono effettivamente una famiglia di imprenditori, di questi idealisti, diciamo, sono questi imprenditori di grande cultura che hanno pensato di dare l'apporto alla patria finanziando, aiutando, operando, e non sono i Rocca e tanti poi altri. Cuneo è stato un po' il legame culturale, invece, attraverso queste varie esperienze. Dunque, io credo che l'emigrazione imprenditoriale, culturale, sia stata fondamentale nella fondazione dell'Unità d'Italia, ma logicamente, perché l'Italia era relativamente bloccata, sarebbe stato difficile che un giovane Garibaldi arrivasse e potesse fare la rivoluzione in Italia. Mazzini era costretto all'esilio, insomma, eccetera. Una volta fuori,
l'animo libero prendeva tutto il suo rilievo e lì, facendo la rivoluzione farupia, che con l'Italia c'entrava poco meno, si poteva tuttavia esprimere questo animo rivoluzionario. Lì il generale è diventato Garibaldi, poi a Montevideo naturalmente. Io chiudendo gli occhi mi immagino Anita. Anita o Anita, però comunque complimenti, perché veramente ha del sangue importante e lo dimostra. È molto gentile, io sono un professore all'origine e poi alla fine viaggiando ho detto ma insomma in me ci deve essere qualcosa. Devo dire che ho un figlio che è proprio brasiliano e un po' colorato di pelle, insomma non, sembra stato al sole anche nel mese di dicembre, è nero di capelli e di occhi, dico lui probabilmente ha preso di questo ramo, no? E mi fa molto piacere, perché di tanto in tanto, ormai è quarantenne, lo guardo e dico ecco il Brasile è arrivato a casa, insomma mi fa molto molto piacere. Grazie, molto simpatica. Molto gentile.